Ragazzi, siamo all'agriturismo Pompei, io mi muovo come la famosa pubblicità della com'era lì, della Coca-Cola, della Fanta. Insomma, la piattaforma sul quale ci muoviamo è veramente calda. Io sono veramente contento di essere qui con la mia guardia del corpo che mi segue a distanza. Grazie Mario. Questo posto qui? Sì, sì. Tranquillità al 100%? No, c'è la musica che suona. Non è che suona, cioè aumenta un po' il livello del nostro sottofondo. Sì. Però si sta veramente bene, vi assicuro. Sapete che vi dico? Io mi faccio un bel tuffo. Valerio, avvicinati che magari facciamo fare un tuffo anche ai nostri telespettatori. Mario mi tiene gli occhiali. È abbastanza profonda la piscina, o sbatto con la testa? Poco. Devo fare un tuffo più là. Siamo usciti dall'acqua, si sta veramente bene, asciugarsi al sole poi è una delle cose più divertenti che ci siano. Sì, no, veramente si sta bene qua, la prima volta che vengo è... E come ci sei capitato qui? No, sono capitato perché degli amici mi hanno consigliato di andare... All'agriturismo appunto. All'agriturismo. È stato difficile poi trovare il posto? No, no, non è difficile perché abito qua vicino, cioè a un chilometro, allora... Hai appena fatto il bagno, una piscina? Sì, sì, poi mi sono fatto il bagno. Cosa preferisci, la piscina o il mare? C'è la piscina è diversa dal mare perché c'è tutta un'altra cosa, cioè per me è quasi la stessa cosa. L'importante è stare al sole, abbronzare, sì. Perché la tua donna, che è lei immagino, sì. Ti vuole abbronzare. Sì. Ti piace più l'uomo abbronzato o più che domandaccia? Abbronzato. Certo, d'estate puoi volere uno bianco. Tu da dove vieni? Da Torre Annunziata. Da Torre Annunziata, quindi Pompei e Torre Annunziata che si sposano. Sono d'accordo questi due paesi? Come? Sì, perché no? Torre Annunziata e si sposa. Perché tu sei di Torre Annunziata? Ah, quindi abiti qui vicino, ma in realtà Torre Annunziata. Sì, a un chilometro non c'è Torre Annunziata. Vabbè, quindi diciamolo, siamo a Pompei, ai confini con Torre Annunziata e Castellammare, c'è l'agriturismo, come si chiama questo qui? Questo agriturismo? Non lo so, come si chiama? Viva Natura. Viva Natura, ti piace la natura? Certo. E viva la natura, e viva anche... Le giovani generazioni che in questo momento stanno facendo un bellissimo bagno. E Miss Italia che questa sera hanno deciso di lottare per la conquista del primo posto, secondo posto, terzo posto, volendo. Quella che... Lei deve anche 5 alla volta, proprio qui 4 alla volta, mi dicono in questo istante. Bene, allora attenzione, dato il fotografo io voglio regalare una via. Questo è l'ultimo momento da giudicare e nella gara siamo alle ultime battute. Devi andare 5, 6, 7, 8. Agriturismo, vivi natura, siamo dietro le quinte di Miss Italia. Guardate questa ragazza, così, se tu vincessi... Sarebbe bellissimo. Da dove vieni? Da Trecase. Ah, qui vicino. Lei è abbronzatissima, quando ti abbiamo vista sul palco abbiamo pensato che tu ti fossi abbronzata apposta per fare questo concorso. No. Durante l'anno tu... Sempre, inizio dal primo di maggio.
Ah, quindi sei, quanti anni hai? 19. Quindi, Daniele, lui è Ciccio, si chiama Ciccio. Ciao, Katia. Katia, Katia e Ciccio sono conosciuti. Fatevi sotto. Eccoci qui, dietro le quinte di Miss... Ciao! Aspettate, devo dire che acqua bevete. Ma come? Ma non è vero, Miss Italia. Non è vero, questa no, c'era Umbra. Belli fuori. Vabbè, non fa niente. Ma come? Abbiamo appena sentito lo spot della Rocchetta. E poi guardiamo, non c'era Umbra. Questo a scafati. Come si dice? Ah, bene. Come si dice? Questo passa la ditta, Questo? Passa la ditta. Vabbè, l'importante è che sia acqua. Basta, abbiamo sete. Siete emozionati? Tu sei emozionato? No. No, assolutamente come? No, tutte no. Ma come? Voi invece non siete emozionati? Tantissimo, guarda. Tu sì? Sì, tanto. E se vincessi adesso tu? Non più. Non più, oramai è passato. Il mio sogno vincere. Penso che è il sogno di tutti vincere. Certo, di tutte sicuramente. Lei, secondo me... potrei, quanti anni hai? 17. Lei potrebbe essere la vincitrice? No, scherzo, siete tutte belle. Ma poi la giuria è sempre imparziale. Speriamo. O c'è sempre la raccomandata? No, speriamo che sia imparziale. Imparziale. Secondo te c'è la raccomandata? Sì, eh? No, io spero di no, perché questi concorsi mi fanno un po' paura a partecipare. Però spero proprio di no. Bene. Ma ridelusa? No, no, ma perché? Quanti concorsi hai partecipato tu fino ad oggi? Quali concorsi ho partecipato? A quanti? Ah, il numero? Questo è il secondo. Ho partecipato a Miss Pompei. Miss Pompei, hai vinto? No, non mi sono classificata. Vabbè, però è importante partecipare. Come sì, è giusto. Dice. Ok, ciao. Ciao. Contenta? Sì. Di essere qui? Sì, sì, è un'esperienza nuova. Ma qui dove? Dove siamo? Qui, siamo a Castellammare. No, siamo a Pompei. A Pompei. Dove sei? San Giorgio a Cremano. Ah, ecco, è lontano. Sì. Vediamo se sai tu dove siamo. Dove ci troviamo? Dove ci troviamo? A Castellammare di Stabia. Tutti dicono a Castellammare. No, siamo a Pompei. A Pompei. Tu da dove vieni? Bosco Trecase. Ecco. Bene, arrivederci ragazzi, ci vediamo all'agriturismo Vivi Natura. Diciamolo, siamo al... Agriturismo Vivi Natura. Ma ci verrai un giorno a fare il bagno qui? Certo. Bene, ti piace qui questo posto? Sì, molto. Tu ci faresti un bagno in piscina? Perché no? Perché no? Anche se non vinci? Anche se non vinci. Bene, chiudiamo il servizio con lei, come ti chiami? Olga. Olga, salutiamo tutti i nostri telespettatori. Ciao. Ci vediamo. Ci vediamo. Qui, appuntamento qui. Sì, ci vediamo tutti quanti qui perché è bellissimo. Perfetto, ciao. Ciao. La numero 2, Francesca Savino. La numero 16, Lucia Langella. La numero 18, Amalia Auriemma. Ne manca una, attenzione. Manca la numero 10, Stefania Spisto. Voi 5 vi preparate per il round finale. Stasera, beh, non poteva vincere che... lui, Franco Sansone. Un applauso per Franco Sansone. Dobbiamo presentarlo, che dovrà fare la premiazione. Dov'è Franco? No, sennò poi dopo mi richiamano. Prego Franco, vieni, che devi premiare. Mi richiamo perché non dico mai il nome di colui che deve premiare. Stavolta l'ho detto per lui. Ah, tu sei Franco Sansone. Finalmente lo conosco. Oh, attenzione. Franco Sansone, vieni accanto a me. Intanto chiamo anche Salvatore Cesarano, che dovrà premiare la seconda classificata. Vieni Salvatore. Un applauso anche per Salvatore Cesarano, che è un validissimo nostro collaboratore. Grazie Salvatore, vieni. Allora, attenzione. Signore e signori, l'annuncio veramente ufficiale, vince il titolo di Miss Bellezza Amarea, la numero 18! La numero 18, Amalia Auriemma! Calci, pugni! No, 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 sono tutti abbracci, sono tutti abbracci! La numero 18, che ora deve sfilare con la fascia, con la fascia! Aspettate che arriva tra di voi! Lascia anche a Katia, che ha tolto Katia, veramente sportivamente. Tutti e due, fate la passerella tra il pubblico. Rimanete qua, dobbiamo fare le foto, rimanete qua. Un applauso alla prima classificata, apprezzato, visto Franco, apprezzato il giudizio della giuria. Siamo a passare la musica. E allora io dico, giuria, grazie, avete lavorato benissimo. È finita!
Finalmente! Contento? Sì, abbastanza, è stata una bella serata e sono contento perché c'è stata una buona risposta da parte del pubblico. Ce ne saranno altre di serate belle come queste? Sì, c'è un programma di appuntamenti che copre tutta l'estate fino al 29 agosto e quindi ci saranno delle... Esempio una per tutte, diciamo una prossima. Ma sono tutte belle, la prossima ci sarà una serata dedicata al Flamengo con delle balline spagnole e dei chitarristi spagnoli, faremo una serata proprio molto caliente. Franco, proprietario del Vivi Natura, questo complesso agrituristico, giusto? Sì, ma è come... una struttura nuova, nasce dall'amore verso... Come è nata l'idea di... Dall'amore verso la campagna e verso una struttura turistica che vuole offrire dei servizi interessanti, piacevoli per il tempo libero e per mantenere in vita certi valori che stanno un po' scomparendo. Siamo a Pompei, è molto facile arrivare qui, via com'è? Via Ponte Izzo, molto vicina al casello autostrada di Castellammare, quindi... Stiamo vedendo tua moglie che collabora sì, attivamente in questo lavoro. Bene, allora chiudiamo per questa volta l'intervista con Franco, ci rivedremo in occasioni belle come queste e intanto a proposito di natura ci guardiamo le immagini dei tuoi animali che sono qui dietro, sono simpaticissimi. Andiamo, vai. Okay. Quante volte a settimana vai dal parrucchiere? Non rispondo. Chi ti ha consigliato di fare i capelli così? Non risponde. Come mai? Vai i capelli lunghi, guarda, si è fatto anche i colpi di sole rossi. Un po' di mostri. Come ti chiami? Sei maschio o sei femmina? È maschio, vieni a vedere. Maschio. Mi porti a fare una passeggiata? Bello, bravo ragazzi. Bravo ragazzi. Bella criniera. C'è tuo fratello là, l'asinello. Perché? Perché l'asinello si dice che è asinello? Vieni qua, vieni qua, vieni. Allora che le pure maschi. Questo è un ciuccio. Ecco qui. Aspetta, vieni qua. Ecco. Asinello. Perché fai così? È scontroso. Va bene, un saluto dall'agriturismo Vivi Natura con la pecorella. Più bella che c'è. Ma sai che porcellino? Senti, senti il suono dei porcellini. Vai. La pecorella. Guarda. La pecorella. Con la cornicella. Vieni. Vieni qui. Niente da fare. Le parenti di Ciccio. Le parenti del pulcino Ciccio. My son.